Gentili ospiti, autorità civili e militari che onorano questa seduta solenne del Consiglio Provinciale di Bologna, dedicata al conferimento del premio Provincia a Isabella Seragnoli, vi ringrazio per aver partecipato a questo appuntamento. Un appuntamento che si ripete ormai dal 1988 e che vede questo Consiglio attribuire un riconoscimento a quelle figure e a quelle persone, ma anche a quelle associazioni, che nel corso del tempo hanno dato lustro e valorizzato il significato e l'immagine del nostro territorio. Non c'è dubbio che Isabella Seragnoli rappresenti un fulgido esempio di donna imprenditrice e donna di cultura. Innovatrice del filantropismo storico familiare, Isabella Seragnoli imposta un modello imprenditoriale eticamente e socialmente responsabile e realizza progetti rivolti non solo alle imprese, ma anche al territorio. Sin dai primi anni 70, GD ha finanziato e sostenuto enti di primaria importanza per il territorio in ambito medico-scientifico e socio-sanitario. Recentemente apre la Fondazione MAST, albero maestro in inglese e acronimo di Manifattura di Arti, Sperimentazione e Tecnologia, che realizza un'opera di architettura complessa quanto magnifica, funzionale alle molteplici e continue relazioni che intende soddisfare nella fruizione dei servizi che ospita, concepita come luogo che unisce la cultura di impresa e la collettività, centro di produzione di cultura e di innovazione, creato per chi opera in coesia ma aperto alla comunità. Non c'è oggi edificio in Europa che abbia le caratteristiche di MAST, sia per la complessità delle funzioni che lei ha voluto mettere insieme, che bene rappresentano ciò che lei è, a mio giudizio. Lei, come collezionista, invece, ha scelto una strada davvero unica, particolare. La sua collezione è una collezione di foto industriali. Quindi anche questo specializzarsi in un settore così poco di moda, così poco frequentato, dà una dimostrazione della sua personalità. Spesso, dicevo, si mette in contrasto ciò che viene fatto nel mondo dell'economia, ovvero sia la persecuzione del bene tramite la produzione del profitto, e ciò che invece si fa nel cosiddetto mondo del non profit. Io personalmente, soprattutto da quando conosco Isabella, la vedo lavorare tutti i giorni, credo che questa separazione, che lei stessa usa spesso nel suo linguaggio, sia nel caso suo una separazione errata. Il profitto è contemporaneamente prendersi cura, è un esercizio di vera, seria economia. Non c'è crematistica e mecenatismo dall'altro lato. Cioè essere un protagonista della vita economica che sa quale responsabilità implichi. Essere un imprenditore di successo nel momento in cui non si persegue soltanto la produzione del denaro, ma si insegue anche attraverso il proprio successo, il bene degli altri, il bene comune, quello che noi chiamiamo bene comune. Progetti senza fine di lucro, pensati per offrire alla comunità di riferimento strutture di eccellenza coordinate con il servizio pubblico. Le fondazioni di Isabella Seragnoli sono uno straordinario esempio di istituzioni private di forte presenza sul territorio, in grado di proporre e realizzare piani progettuali complessi e di importante rilevanza sociale, sussidiari ai servizi offerti dalle istituzioni pubbliche, mirando a promuovere e consolidare un tessuto di solidarietà e di fiducia che possa orientare i soggetti coinvolti verso la costruzione di una possibile prosperità condivisa e contribuendo a valorizzare l'immagine di Bologna nel mondo. Ringrazio e sono riconoscentissima di questo premio a Beatrice Draghetti e anche chiaramente a tutte le persone che l'hanno condiviso.
e quindi ho accettato questo premio, che poi alla fine, ragionandosi con grande gioia, proprio perché era Beatrice che me lo proponeva, che ripeto stimo moltissimo anche per tutto quello che ha fatto per questo territorio. Diciamo poi anche che molte delle nostre attività sono nella provincia, se parliamo degli hospice sono a Bentivoglio, sono a Casalecchio, a Bellaria è praticamente a 10 centimetri da San Lazzaro, quindi e anche quello è quasi provincia. Le nostre aziende sono alcune in città, alcune in provincia, ci sono presenti qui i sindaci che hanno lavorato con noi tantissimi anni e quindi facevano appunto parte della, erano molto vicini alla nostra comunità di impresa. Quindi grazie ancora, sono molto molto felice di essere qui, spero che questo ente abbia ancora un po' di vita e quindi per quello che potrà fare saremo contenti tutti noi cittadini e bolognesi e comunità che lo facciano, ed auguro a Beatrice ancora tanti successi e tanto impegno e passione come ha messo per noi, per la nostra comunità anche in altri ambiti. Grazie.